Luciano Amadori, visibilmente commosso durante la conferenza stampa, lascia la presidenza del consorzio, ma non lascia il consorzio. Questo è importante perché è stato un collante meraviglioso in tutti questi anni di presidenza. È un po' come un figlio, l'hai visto nascere, adesso va per la sua strada, però insomma il genitore non lo lascia. Arriva Franco Arcece, una persona che non ha bisogno di presentazioni, una persona molto brava, valida, preparata. Non lascio perché non mi piace più, lascio semplicemente perché gli impegni di lavoro non mi permettono di fare nel miglior modo quello che è giusto fare per questa società. Franco, siamo in buone mani. Franco Arcece, il presidente Costa ha dichiarato di avere tenuto per mano dal 2014 Luciano Amadori alla presidenza del consorzio. È convinto che terrà per mano anche lei? Io sono certamente convinto, perché Amadori l'ha detto oggi in conferenza stampa e a me l'ha ripetuto molte volte. Lui farà un passo di lato e non un passo indietro, rimarrà nel Consiglio di Amministrazione e continuerà a dare il suo contributo, che in questi 9 anni è stato prezioso per far crescere il consorzio e per tenere unito il consorzio. Questa presenza è fondamentale e io quindi punto molto su questa garanzia. Innovazione vuol dire anche contrattualizzare i consorziati in maniera pluriennale? Può essere un'ipotesi interessante, ma non è questa l'ipotesi a cui avevamo pensato. Pensavamo a qualche innovazione di carattere societario che potesse dare un contributo più importante rispetto alla fatica enorme che fin qui è stata fatta di aggiungere consorziato a consorziato, di fare un gruppo di quasi 30 consorziati, di fare in modo che ogni anno tutti riaderiscono a questa iniziativa, e quindi pensavamo a un'altra ipotesi, ma anche questo potrebbe essere interessante. Dico, aspettiamo di capire se troviamo qualche entrata aggiuntiva, qualche innovazione, qualcosa che può garantire alla squadra e a questa esperienza sportiva un passo avanti di maggiore solidità e anche di maggiore entusiasmo.